Give me five. Cioè la tua manina col 5, sì, sì, mi piace molto, sì, il giochino di calambur. I bambini quando chiedono che numero sei, 5. Sì. Allora abbiamo scelto questa io sai manina. Che il papà di Capirossi ci aveva il pollice, eh? E dice sempre, dammi il 4. Ecco. Tu tanto sei 5, quindi va bene, sì, così. Bello, casomai sarà il problema del doppio. No? Il 4. Allora, bello, ci avrai la paziente da un paio d'anni, sei già, sì, fare sì, un paio d'anni, dovevo farlo anche lo scorso anno, poi mi sono fatto male purtroppo, quindi quest'anno mi sono messo, diciamo, in isolamento nelle ultime due settimane prima del rally per non. Per essere al 100%, dai, mi sto divertendo un sacco perché non ho mai portato delle auto da corsa, quindi mi sto divertendo tantissimo con la Clio, con il mio navigatore che è a Monda. È un Super 1600, giusto? 2000. 2000, cominciato. Sì, 2000 aspirato, un R3 che era che è il minimo della Rally. È il minimo del massimo. È il minimo, sì, è il minimo del massimo. Lo faccio insieme al mio amico navigatore. Si chiama Gabrielli. Gabrielli, Davide, Dada, per gli amici, che lui ha molta più esperienza di me e anche il fratello che voleva, quindi come ancora. Quindi dai, mi ho scelto lui da navigatore perché secondo me poteva darmi anche altri consigli, oltre a dirmi sulla strada, ma anche consigli sulla guida. Ma comunque io ne ho fatti 4 anch'io da navigatore. Ma voi piloti da pista, diciamo, a un certo punto questi giri qua ve li ricordate come se fosse, cioè un navigatore alla fine serve quel poco. Dopo, allora, già dal sabato non serve più, quasi. Allora io. E avete quel concetto di fatto? Ho fatto 3 piste da ieri, perché ieri c'erano prove libere, abbiamo fatto la Junior, penso si chiama la Junior. Ieri abbiamo fatto un cazzo. E diciamo che già dopo il secondo giro la siamo tutto a memoria. Però tipo ad esempio in un rally vero, no? No, appunto sì, ma questo rally. Questo qui magari potrebbe essere un po' più facile da quel lato lì, perché magari è tutto a vista, è sempre più piatto, su asfalto, quindi diciamo che è un po' più semplice. Per me è difficile uguale, perché è la prima volta, certo, però per i rallisti veri secondo me è un pochino più scelto. Però poi te lo ricordo, dai che domenica lo fai occhi chiusi, guarda. Cioè non provare. Ma... No. Scherzo. E allora vabbè, così, visto che siamo qui a divertirci con nonchalance, sarà facile o difficile secondo te superare questo 2015 delle moto, tutta quella tensione, queste cose qua, tu sei nella squadra guerra di male, insomma, cioè, avrai parlato, avrai percepito, sì. Io parlo da ragazzo normale che magari va anche a scuola delle volte e secondo me se io guardassi da casa la TV vedo uno scenario dove sono 3 piloti, 2 spagnoli e un italiano e i 2 spagnoli si mettono contro l'italiano, però alla fine l'italiano sia sempre quello che vince in qualsiasi modo, quindi diciamo che l'hanno fatto un po' secondo me sporca e quindi però secondo me aggiunge valore a Valentino. Sarebbe bello se si riuscisse a superare questo concetto Italia e Spagna, perché primo non può che essere così, perché nella MotoGP chi è che può vincere se non è italiano o spagnolo? Non vedo dei francesi, degli austriaci, degli inglesi per il momento competitivi. Secondo, è sempre stato uno sport singolo, cioè certo, sì, sarebbe piacere un italiano, però no, io per esempio tenevo a Reni o a Schwanz, cioè esatto. È uno sport fatto così, no? Ma è uno sport dove quello che va più forte vince, di solito. Quindi tranne che in Moto 3 ovviamente, perché non è scherzo. Ma no, dai, però secondo me, cioè diciamo che in questo caso la Spagna ha fatto una brutta figura. Vabbè, speriamo che non diventi così, dai. Speriamo che sia solo questo episodio. Adesso il Fenni contro tutti, vai così. Fenni contro tutti. Ciao. Ciao. Grazie. Ciao, ci vediamo poi.